Buonasera, ben ritrovati con il nostro appuntamento dedicato all'approfondimento. Oggi ci colleghiamo direttamente con la Romania, con un amico di San Marino, di San Marino RTV. Ritroviamo infatti Andrea Compagno, attaccante dell'FCSB, o meglio Steaua Bucarest. Ciao Andrea. Ciao Elia. Allora, noi diciamo ritroviamo perché possiamo comunque dire che sei un affezionato di San Marino, visto che da qua sei passato, sponda Tre Fiori. Sì, ho tantissimi ricordi, bellissimi, anche tante amicizie che continuo a coltivare. Purtroppo tra un impegno e l'altro è da un po' che non passo dal Titano, ma siete sempre nei miei pensieri, voi con tutti gli amici che ho lasciato, e oltretutto è stato un passo importante e fondamentale della mia carriera. Ecco, hai detto un passo importante della tua carriera. Quanto importante aver comunque giocato con il Tre Fiori nel campionato di San Marino? No, è stato importantissimo, poi forse è culminato, diciamo, è coinciso con una maturazione fisica, mentale, che poi mi ha dato lo slancio per approdare appunto in Romania, prima in sponda Craiova, poi dopo 2 anni adesso allo Steaua. È stato molto importante sia giocare nel campionato sammarinese, ritrovarmi, ritrovare i gol, la fiducia, e anche ho avuto la fortuna di giocare e fare gol in Europa League, che è una competizione di tutto rispetto. Ecco, infatti possiamo ricordare, no, Andrea, che il tuo primo gol internazionale è arrivato proprio con il Tre Fiori nelle Faroe. Sì, anche lì ricordi da brividi. Benché la qualificazione non è mai stata in dubbio, purtroppo, perché abbiamo incontrato una corazzata, però sì, sicuramente la soddisfazione del gol è qualcosa che mi rimane. Il primo gol a livello internazionale, come hai detto tu, l'ho fatto col Tre Fiori. È arrivato poi quello contro l'Anderlecht, giusto? Con la tua nuova squadra? Sì, quest'anno altre bellissime emozioni, giocare a Londra con West Ham, poi in Belgio con l'Anderlecht, dove ho trovato anche il gol. Sì, sicuramente i gironi hanno un fascino particolare rispetto alle qualificazioni, però sono tutte cose che mi porterò dentro e che spero siano solo l'inizio di qualcosa di ancora più grande. Andrea, mi piace anche ricordare questo aspetto. Tu sei in questo momento il giocatore italiano che ha segnato di più? Non fino a questo momento, dell'anno scorso. Sì. E quindi fa parte del passato, sai come sono, io guardo sempre ormai in avanti. Quello sì, è stata sicuramente una bella statistica, devo essere sincero, alla quale non guardavo, quindi me l'hanno un po' detta i giornalisti così. Sicuramente è una bella medaglia, però come detto ormai fa parte del passato, penso sono concentrato per quest'anno. Però possiamo dire che il 2022 è stato da incorniciare? Sì, è stato un anno di grandi cambiamenti, di grandi, come detto, ho avuto la fortuna, le emozioni di giocare a Londra, di giocare in stadi importanti contro giocatori che fino a qualche anno fa guardavo solamente in televisione o utilizzavo la PlayStation, però giocarci contro è stato veramente particolare. Speriamo in un 2023 altrettanto ricco o anche di più. Giochi in uno dei club più blasonati e importanti della Romania, e non solo, visto anche il palmarès di questa squadra, è anche molto impegnativo, direi, no? Sì, sicuramente c'è una pressione diversa rispetto anche all'altro club dove ero prima, però è normale che sia così, è una squadra la più seguita, la più amata, sia a livello internazionale che a livello nazionale, quindi è normale che si aspettano tanto. Poi anche io nello specifico sono stato pagato tanto, quindi le pressioni ci sono, ma ci sono ovunque. Se non te le dà l'ambiente, sono sempre stato io a crearmele, anche quando magari ero in situazioni meno, dove ce n'era di meno dall'esterno, però è bello viverla anche così, con un pizzico di pressione, quella pressione positiva che ti spinge ad impegnarti,
allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, è bello viverla così. Ecco, com'è il calcio rumeno, la Serie A rumena? C'è tanta passione, ma io già l'ho avvertito dalla Serie B quando ero arrivato, nonostante appunto fosse una seconda lega, vedevo grande passione per strada, e le persone, lo stadio, poi era l'anno del Covid, quindi non l'avevo potuta, la percepivo solo in strada. Dall'anno scorso, anche quest'anno, vedo veramente stadi pieni, ho giocato un derby con 33.000 persone, veramente. È qualcosa di bello, ecco, quello per cui fai sacrifici sin da bambino, no? Per giocare in questi palcoscenici, per sentire queste emozioni. Senti Andrea, se ricordo bene hai anche un soprannome, no? Che ti porti da qualche tempo, che è il Matador. Poi alla fine quando si associano i soprannomi si pensa anche ad altri giocatori, al soprannome di Cavani c'è anche un po' questa responsabilità, tu sei comunque forte fisicamente, alto, quindi un po' forse lo richiami anche, no? Sì, ma infatti io penso che me l'abbiano affibbiato così per questa motivazione qui. Poi per me è un onore, dai. Cerco di... No, ci scherziamo anche a casa così con i compagni, però dai, sì, fa piacere. Come hai detto tu, se è una motivazione in più cerco di avere tutto. Tutto vale, però è carino, dai, c'è di peggio. Com'è stato l'ambientamento nel nuovo campionato, quello rumeno? Ma come detto, poi venivo dal campione di San Marino, quindi era molto diverso tutto, anche cambiare subito proprio nazione, lingua, cibo, compagni, era un po' diverso. Diciamo che potevo contare meno nell'aiuto dello spogliatoio, del creare un'amicizia con i compagni, anche l'andare all'allenamento, magari in Italia o a San Marino, vivevo più anche in maniera, dai. Non vorrei dire entusiastica, però era anche ritrovarsi con amici, gente con cui potevi magari chiacchierare più del meno delle cose che erano successe quel giorno lì in Italia. Invece qui veniva a mancare tutto questo per forza di cose, perché c'era la barriera linguistica che io sin da subito mi ero impegnato di abbattere, cercando di imparare, però è normale che ci vuole un po' di tempo. Adesso più o meno posso parlare di tutto con i miei compagni, scherzare anche in rumeno, però quando sono arrivato ecco, era molto più lavoro, l'ho percepito un po' di più, nel senso che ero concentrato sul mio, sul far bene l'allenamento, la partita, il prepararmi, scrivere qualche parolina in inglese, però era un po' diverso. Per quanto riguarda il calcio in sé, era un calcio più tecnico di quello che mi aspettassi. Gli allenamenti erano molto intensi a livello fisico, specialmente, però poi ho capito che era più una peculiarità di quella società lì. Già da quest'anno è cambiato molto, la società è cambiato anche tutto lo staff attorno, si vede che è una società che ha fatto la Champions League, quindi anche come strutture è tutto diverso, veramente adesso sono nulla toglie, non voglio togliere a nulla quello che è stato la società di prima, che è una società dove mi sono trovato benissimo, cui sarò per sempre grato, ma è normale che adesso sicuramente ho fatto uno step avanti come società. Senti Andrea, parlando un po' di obiettivi, sogni, desideri, quali sono? Sarebbe lavoro sin da quando sono arrivato per esaudire uno in particolare. Lo schiavo è 5 o 6 anni, che comunque vince solo il Cluj. E arrivare, riportare lo scudetto, comunque far parte di una squadra che riporta lo scudetto a Bucarest sarebbe una cosa di grande. Lavoriamo per questo, con la mia squadra, anch'io sin dal primo istante è una cosa che mi. Il sogno che per cui lavori, ti alzi al mattino, è sicuramente è questo, se ne devo dire uno. Ti chiedo un'ultima cosa, Andrea. Tu naturalmente hai concluso questa esperienza a San Marino, tra l'altro aggiudicandoti anche il premio di miglior giocatore del campionato sammarinese come giocatore straniero. Hai visto questa differenza passando in Romania? Su cosa deve migliorare il calcio sammarinese? Dici per avvicinarlo alle altre prime leghe, per Esatto. intendere? Esatto.
Secondo me c'è un muro importante. Secondo me è un bivio il campionato di San Marino. Ha le potenzialità per essere più vicino rispetto a quanto lo è adesso, però secondo me bisogna insistere più sugli allenamenti fatti a un orario non alla sera, non tre allenamenti, ma al portarlo ai cinque, com'è nelle serie professionistiche, e anche a livello contrattuale dei contratti diversi, sicuramente che permettano alla gente di fare solo questo per lavoro. So Certo. che è un cambiamento forse esagerato, un po' azzardato, perché io so che la storia del campionato sammarinese comunque è stata sempre questa, è stata più vista come tra virgolette, un dopolavoro, però se mi parli a livello calcistico, il muro più grande secondo me è quello. Benissimo, noi ringraziamo Andrea Compagno, attaccante della Steaua Bucarest, per aver partecipato. Grazie Andrea, un grandissimo in bocca al lupo. Grazie mille, Lia, è stato un piacere e un saluto a tutti. Noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, poi il TG San Marino.